al fine di studiare gli effetti di una possibile formazione di un'onda all'interno del bacino, in seguito alla caduta di una massa nel bacino stesso, fu realizzato presso la centrale di Nove un modello fisico del versante settentrionale del Monte Toc, quindi un modello fisico della valle e della frana. La geologia attualmente si avvale di modelli prevalentemente numerici. Il modello di Nove si portava dietro l'indeterminazione della forma della superficie di scivolamento, quella che era stata ipotizzata da Semenza con una certa forma, che in parte è stata replicata nel modello di Nove, perché il modello inizialmente aveva e presentava semplicemente un piano inclinato. Fu modificata con una forma più a sedile, ma la grande indeterminazione è sia sulla geometria della massa che si muoveva e anche sulle caratteristiche meccaniche della massa, perché nel momento in cui hanno utilizzato ghiaia o materiale sciolto anziché roccia, il comportamento e le velocità della massa cambiavano radicalmente in termini di scala.